in treno. Eravamo amici, insomma, quasi amici. Avevamo studiato insieme a Rimini. Lei faceva le magistrali, non proprio insieme. Io facevo l'istituto. E poi a Bologna, all'università, su e giù in treno, ci incontravamo spesso, chiacchieravamo, ci prestavamo dei libri. Mi ha prestato un giallo che aveva un titolo strano, Con te, ma bello, il più bel giallo che ho letto. Poi parlavamo di film, a lei era piaciuto Kramer contro Kramer. Anche a me, ma a me era piaciuto molto Il grande freddo. Vallo a vedere. E dopo mi ha detto: Bello, avevi ragione. Eh beh, gli americani sono bravi. Hai visto Blade Runner? Quello davvero è un capolavoro. Ecco, dei discorsi così. E quella sera tornavamo da Bologna. Eravamo partiti alle 8. Era già notte. Avevamo trovato uno scompartimento vuoto, proprio al centro. Domenica a Ravenna c'è Vasco Rossi, lo conosci? È uno un po' matto, lo vai a sentire? E tu? E in quel momento, tac, è mancata la luce, non si vedeva più niente. Le ho chiesto, hai paura? E lei, e tu? Abbiamo riso piano, siamo stati zitti un po'. Poi non so neanche io cos'è successo. È stato anche il suo profumo sottile. Ma mi entrava dentro, l'ho cercata con una mano, un braccio, la spalla, piano, senza stringere, i capelli, quanti capelli, poi intorno al collo, poi l'ho baciata. E lei mi ha baciato anche lei, e stavamo lì, non sapevamo cosa dire. Poi le ho baciato gli occhi, teneri, quasi dolci, sempre senza dire niente, poi un altro bacio lungo. Stavamo zitti, secondo me anche dalla meraviglia. Non ce l'aspettavamo di innamorarci di colpo quel mercoledì sera al buio in treno un po' prima di Forlimpopoli.